Bentornati bambini, leggiamo insieme la terza storia delle cinque storie brevi della buonanotte. Il buco nell'acqua. Piuma Azzurra era la più affascinante gabbianella dello stormo Sbafa Sbafa del porto di Trieste. Guglielmo era il gabbiano più forte, coraggioso e gran pescatore dello stormo. Era anche il gabbiano più romantico e il suo cuore batteva solo per Piuma Azzurra. Ogni volta che però tentava di scambiare qualche parola con lei, la gabbianella volava via, sdegnosetta, con il becco all'aria. Guglielmo non si scoraggiava e tutti i giorni posava davanti alle zampette di Piuma Azzurra il più bel pesce che era riuscito a catturare. Piuma Azzurra ne assaggiava giusto giusto un bocconcino e poi lo regalava alle amiche. Guglielmo sospirava e sfidava gli altri gabbiani dello stormo a chi arrivava più lontano in mare aperto. O a chi spaventava di più le vecchiette che portavano il cane a passeggio sul lungomare. Una volta Guglielmo aveva sfiorato con una picchiata fulminea e rumorosa una signora che era finita gambe all'aria in un'aiuola. Indispettita, la donna aveva scagliato la borsetta contro il gabbiano, che con una delle sue giravolte l'aveva presa al volo. Naturalmente la borsetta era finita sotto il becco della bella Piuma Azzurra, che l'aveva guardata con sufficienza e aveva concluso: «Bah, ma non capisci che a me queste bravate non interessano?» Guglielmo, però, non si era perso d'animo. Neanche quella volta. Solo verso sera, quando il tramonto spruzzava scintille dorate sulle case, sulle navi che dondolavano nel porto e sulle onde, chiudeva gli occhi e si struggeva pensando a Piuma Azzurra. Un giorno scorse la graziosa gabbianella che si lisciava le penne sull'orlo della grande fontana della piazza, davanti al porto. Guglielmo fece un gigantesco respiro e atterrò a fianco di Piuma Azzurra. «Piuma Azzurra, io voglio sposarti», disse tutto d'un fiato. La gabbianella, presa alla sprovvista, disse: «Colui che vuole sposarmi dovrà fare un buco nell'acqua», rispose. «Ma è impossibile», si lamentò Guglielmo. «Così non troverai mai un marito». «Sì, invece, uno lo troverò», replicò Piuma Azzurra. «Colui che mi ama veramente saprà superare qualunque ostacolo». Il giovane gabbiano, deluso, giudicò la richiesta della gabbianella impossibile da realizzare e decise quindi di non pensare più a lei. Per un po' di tempo Guglielmo si dedicò alla pesca e alle gare di volo nella scia delle navi. Ma un giorno d'inverno prese a soffiare la bora, il gelido vento di Trieste. E uomini e gabbiani, intirizziti, si misero alla ricerca di un riparo. Guglielmo tornò sulla fontana della piazza, dove un giorno si era specchiata Piuma Azzurra e lui aveva fatto la sua dichiarazione d'amore. La fontana era deserta e l'acqua nella vasca era una lastra di ghiaccio. Il gabbiano atterrò sull'orlo e, di colpo, ebbe un'idea. Con il becco robusto colpì il ghiaccio e aprì un bel foro nella superficie azzurrognola. Poi, con un pezzo di ghiaccio nel becco, corse a chiamare Piuma Azzurra
per dimostrarle che aveva fatto un buco nell'acqua gelata. Piuma Azzurra capì che Guglielmo, in fondo, non si era mai arreso e i due si sposarono in primavera e furono molto, molto felici. Buonanotte, bambini! Alla prossima storia!